Io sono Mario Marchiò da parecchio tempo e come diceva il pastore reverendo apostolo, dove è andato? Dante, mia moglie ed io abitiamo in Sudafrica e probabilmente l'unico diritto che ho di parlarvi stasera è il fatto che dopo 43 anni di matrimonio sono ancora più che innamorato di mia moglie. Per me è la cosa più grande che esiste nella mia vita dopo il Signore, è mia sorella, è la mia amante, è la mia amica, la mia migliore amica, è tutto quello che io desidero nella mia vita ed è quello che mi dà la piattaforma per potervi parlare. Perché se non avessi messo in pratica quello che vi dirò stasera e non lo avessi visto funzionare, non avrei nessun diritto di parlarvi. Amen. E quindi stasera non so chi di voi, probabilmente la maggior parte di voi siete cristiani, siamo cristiani, ma può darsi che ci siano anche persone che ancora non hanno deciso, che ancora stanno cercando, stanno pensando, stanno cercando di comprendere questa cosa strana, eccetera. Del cristianesimo e io devo annunciarvi in anticipo il fatto che io sono partigiano dalla parte della Bibbia perché ho messo in pratica gli insegnamenti di un libro che io credo sia stato scritto da Dio e quindi dovete avere pazienza con me, dovete aiutarmi perché io credo in quello che dice la Bibbia e quindi io quoterò si dice quoterò, boh, non lo so, citerò appunto, dovete scusarmi, ma ancora in inglese si accavalla, e quindi citerò delle quotazioni, citerò delle quotazioni, no, citerò delle, no, niente, non c'entra niente, lasciamo perdere le quotazioni, Paolo, ok, citerò delle cose, citerò delle citazioni sulla Bibbia. Perché? Per il semplice motivo che io credo nel fatto che se le metti in pratica, non se le conosci. Perché vedi, la bellezza della Bibbia è il fatto che tu le puoi conoscere a memoria. E non servono a niente. Io ti posso dire, sinceramente, onestamente, chiaramente, che ci sono persone che non credono in Dio, persone che non sono cristiani, che hanno un matrimonio migliore e di successo, semplicemente perché pur non essendo cristiani, mettono in pratica gli insegnamenti della Bibbia. Quindi il conoscere gli insegnamenti della Bibbia non serve a niente, devi metterli in pratica. State così con la testa. Non è un concetto difficile, giusto? Quando la Bibbia dice mariti, amate le vostre mogli, è inutile che il marito si sveglia la mattina e dice alleluia, alleluia, shandara makara, alleluia, Signore, ti amo. No, 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 tu devi amare tua moglie. Perché tu puoi fare tutti gli alleluia che vuoi, puoi fare tutte le preghiere che vuoi, puoi nascere in chiesa, puoi mettere le radici sulla sedia e quindi non spostarti mai più, rimanere attaccato alla chiesa, ma se non fai quello che ti dice la parola di Dio non funziona, mentre invece un ateo, un non credente, che mette in pratica la parola di Dio, pur non sapendo, ama sua moglie. Perché non so se avete notato, ma ci sono anche le persone che non credono in Dio che possono amare il loro prossimo. Avete notato? Ecco, quindi se lui lo fa e la moglie fa quello che la Bibbia richiede alla moglie di fare, mariti amate le vostre mogli, mogli onorate, rispettate i vostri mariti, se tu hai una coppia che pur non è cristiana ma mette in pratica l'insegnamento, il loro matrimonio sarà meglio del tuo. Perché a me non mi interessa che tipo di carta d'identità c'hai? Tu ti puoi chiamare San Paolo, Giuseppe, Sua Santità, Reverendo, ti illumini di notte come le Madonnine, gli angeli cantano alleluia quando ti svegli, non mi interessa, ma devi mettere in pratica gli insegnamenti pratici di un Dio che ha creato l'uomo e la donna e che sa come funzionano. E purtroppo, oggi soprattutto, cosa c'è? C'è una cultura che ci devia dagli insegnamenti pratici di un Dio che sa come funziona l'amore. E allora abbiamo tutte queste idee dell'amore che sono sfuorviate
da Hollywood, da delle pazzie di concetti che oggi come oggi sul sesso, su questo, su quell'altro che non ha niente a che vedere con l'amore. E che quindi, io ripeto, sono di parte, sono partigiano sugli insegnamenti di questa Bibbia perché li ho messi in pratica nella mia vita e hanno funzionato. E io ti assicuro al 100% che se tu li metti in pratica funzioneranno. E se per caso non dovessero funzionare, l'anno prossimo torni ti restituiamo l'offerta. Meno la devalutazione, eccetera. Quindi, mi hai trovato lo spillo? No. Ce ne sono che hanno spillo? Uno spillo? Un coltello? Un coltello? Una 45 anche va bene? Sì, grazie. Ecco, coltello. Ok, ok, grazie. Mazza ragazzi, ok, è arrivato il coltello. Allora, papà, grazie della tua presenza stasera. Grazie Spirito Santo, senza di te non possiamo fare nulla, ma gloria a Dio, tu sei qui con noi, hai detto non ci abbandonerai mai, non ci lascerai mai, per cui tu sei qui, ti prego in qualche modo di usare le mie parole, di riempirle con la tua presenza, con la tua potenza, così che possano servire a qualcosa. Grazie papà. Amen. Allora, all'inizio della Bibbia, all'inizio dei tempi, Dio ha creato un uomo. Ok? Che si chiamava Adamo. Adesso sorpresa, Adamo all'inizio dei tempi non era maschio. No, ma non era maschio, mascolo era. No, perché Adamo era stato creato a immagine e somiglianza di Dio e Dio non è maschio. Dio è maschio e femmina. O voi sorelline pensate di essere qualcosa che Dio non è? Dio è completo. Dio è totalmente completo. Dentro la divinità c'è la personalità del maschio, c'è la personalità della femmina. Ecco perché Adamo, noi lo traduciamo e pensiamo che sia il nome di un uomo, ma Adamo praticamente vuol dire umanità. Adam, nell'ebraico originale, vuol dire la specie umana. E nella specie umana c'è Adamo maschio e c'è Adamo femmina. O no? Siamo d'accordo? Non vi ho scioccati già subito all'inizio un po' troppo? Eh? Scusate una cosa, ma quando Dio ha tolto Eva e ha fatto la donna, dov'era? Dentro Adamo. Eh? Quindi Adamo inizialmente cos'era? Uomo e donna, maschio e femmina. Adamo, Genesi capitolo 5, voi vedrete che Dio li creò maschio e femmina e li chiamò Adamo. Perché Adamo inizialmente non era maschio, ma era completo, era creato a immagine e somiglianza di Dio, il quale è completo. Perché sto dicendo questo? Perché quando poi Dio decise di togliere questa personalità per un motivo molto semplice, perché Dio sapeva bene che per poter essere felici hai bisogno di qualcun altro. Dio è amore, guarda di là. La donna non ce la faccio. Ci gira anche lei, hai visto? Ok, quindi quando Dio ha non è che ha capito, perché Dio non è che mi sono dimenticato Eva. No, quando Dio ha voluto benedire Adamo con una compagna, vi ricordate che gli ha portato tutti gli animali? Cosa ha fatto? Gli ha fatto vedere che c'era questa situazione di dentro di lui c'era un qualcosa che poteva uscire e poteva completarlo. E Dio cosa ha creato? Dio ha creato un'unione che praticamente è insieme, Dio la separa e poi la riporta insieme. E quelli che erano uno diventano due e ritornano a essere uno. Chi Dio ha unito, l'uomo non può separare.
Amen. Quindi cosa ha fatto? Ha portato davanti ad Adamo il signor ippopotamo, la signora ippopotamo, la signora giraffa, il signor giraffo, il signor elefante, il signor elefante, la signora eccetera eccetera, e lui a un certo punto dice: scusa papà, non ho capito, maschio femmina, maschio femmina, maschio femmina, e io? Cioè, che vieni qui figlio mio, e lo mette a dormire, perché ogni volta che Dio vuol fare qualcosa di importante deve sempre mettere a dormire l'uomo, perché sennò l'uomo combina un pasticcio. Vi immaginate se Adamo avesse partecipato alla formazione di Eva? Scusa signore, ti dispiace, invece di due, così, due, ce ne possiamo avere sei? Un po'. E poi magari un pochino, sarebbe uscito un mostro, no? Invece Dio prende Adamo e lo mette a dormire, no? Perché, e mentre lui sta dormendo, la parola ci dice che Dio estrae una zela, una costola, una zela. Ci sono stati degli insegnamenti un po' strani su questa parola zela, ma la parola zela vuol dire costola, vuol dire un qualcosa che protegge, un qualcosa che sostiene, un qualcosa che copre, un qualcosa che contiene. Questo è il significato della parola zela. E Dio da lì prende e forma. È interessante la parola ebraica, che non è banà, che vuol dire creare dal niente, ma è bara, che vuol dire formare, come un vasaio che prende un blocco d'argilla e con tanta abilità ne forma. L'uomo è un po' così, no? Invece la donna è stata formata, no? E la porta all'uomo. La Bibbia dice che Dio portò la donna all'uomo, e mentre l'uomo stava dormendo, c'è questo senso quasi di un padre che sta portando un regalo al figlio, e la mette vicino a lui, e poi Adamo si sveglia e fa: ah, ciao papà, alleluia, alleluia. E da quel momento in poi l'uomo fu felice, perché Dio ha detto che non è buono che l'uomo sia da solo, e ha creato questa, ha formato questa compagna, che è come una tessera di un rompicapo che si dovrebbe unire e occupare tutti gli spazi che l'uomo ha liberi, e conformarsi in qualche modo uno all'altro. E perché vi ho detto questo? Vi ho detto questo perché quando è scoppiato il palloncino, non è che si sono separate due cose immediatamente. Purtroppo nella storia dell'uomo, nella storia dell'evoluzione dell'uomo emotiva e caratteriale, ci sono stati dei passaggi dove qualcosa di femminile è andato nell'uomo e qualcosa di maschile è andato nella donna. Però stasera cerchiamo, non so che non si può generalizzare, però in qualche modo devo cercare di generalizzare e di parlarvi di caratteristiche dell'uomo e caratteristiche della donna. Chiaramente ci sono alcuni uomini che sono meno mascolini degli altri, non toglie niente alla loro mascolinità, soltanto che sono diversi. Ci sono delle donne che sono leggermente meno femminili di altre, ma non toglie niente alla loro femminilità. Sono semplicemente, qualcosa è rimasto da uno all'altro, perché inizialmente erano insieme, ok? E questo perché? Perché fra uomo e donna, non so se ve ne siete accorto, ma ci sono delle differenze. E tutti i ragazzi dissero alleluia, amen. E ci sono delle differenze. E ci sono delle differenze particolari caratteriali, che sono partite da che cosa? Sono partite da quando Adamo ed Eva peccarono, e attraverso il loro peccato entrò qualcosa nella loro vita che si chiama maledizione. La maledizione non entrò nell'uomo, ma entrò nel terreno, perché l'uomo è stato benedetto da Dio,
E ciò che Dio benedice, la maledizione non può toccare. Amen? La maledizione ha detto, per quello che hai fatto, il terreno sarà maledetto. E il risultato del terreno, dal terreno cosa è uscito? Dal terreno è uscita la carne, dal terreno sono uscite le piante, gli alberi, tutte le cose che noi vediamo che sono state contaminate da questa maledizione ed è per quello che muoiono, ed è per quello che falliscono, si rompono e invecchiano, eccetera. Qual è stato il risultato di questa maledizione sull'uomo e sulla donna? Voi vi ricordate che Dio disse all'uomo, per quello che hai fatto, d'ora in poi lavorerai con il sudore della tua fronte. E alla donna gli disse, per quello che hai fatto, d'ora in poi il tuo desiderio sarà per tuo marito. Ok? Quindi l'uomo è stato colpito da un senso di dover fare qualcosa. È una maledizione che l'ha toccato nel fisico. La donna nell'emotività, il lavoro, il desiderio, l'emotività, la materialità, ok? E si sviluppano in questo modo. L'uomo ha il cervello fatto a scatolette, come i ravioli, ok? L'uomo pensa a scatolette. In ogni scatoletta c'è un concetto. Quando tu parli a un uomo, parli del lavoro e parli del lavoro, giusto? Quando hai finito di parlare del lavoro, chiudi la scatoletta e vai nell'altra scatoletta che parla della macchina. Allora adesso parliamo della macchina. L'uomo ragiona a scatolette. Poi l'uomo ha una cosa particolare che si chiama la scatoletta con dentro niente. E spesso e volentieri l'uomo si rifugia nella scatoletta dove non c'è dentro niente. Sorelle, avete mai chiesto a vostro marito, cosa stai pensando? E lui cosa ha detto? Niente, perché è nella scatoletta dove non c'è dentro niente. Quindi dovete cercare di lasciarlo stare, perché lui si sta godendo il momento dove nella scatoletta non c'è dentro niente. Quante volte lo vedete davanti alla televisione che voi pensate che lui stia guardando, ma è nella scatoletta con dentro niente. C'ha il telecomando in mano e cambia i canali, ma praticamente è lì a far niente. Perché? Perché l'uomo attacca le cose uno per uno, come i ravioli, si mangiano uno per uno, giusto? Invece la donna no, la donna c'ha la testa piena di spaghetti. È vero o no? È vero, perché cosa succede? Quando tu tocchi un lato della donna che non c'entra niente, va a finire dall'altra parte, giusto? Tu gli parli e gli dici ma come sei bella, amore mio, e lei ti dice perché ieri non lo ero. L'uomo è bloccato da quella concezione, ma la donna no, la donna è... Quando tu stai guidando e c'è una signorina magari che sta facendo il jogging con un certo movimento frontale, elastico, non ti azzardare a guardare nello specchietto retrovisore, perché immediatamente... Tu stai guardando nello specchietto, quella lì se n'è già andata, non la conosci, non hai nessuna intenzione, non hai voglia, e tu dici, ah, ti piace quella donna? Perché? Perché... Poi, è vero o no? Poi dici qualcosa, non so, non parliamo della famiglia, perché poi va sempre a finire su mamma, no? È vero o no? Allora come hai fatto bene a mangiare? Perché c'è sempre un qualcosa che è emotivamente connesso da una parte all'altra. Come? L'ultima parola è sempre la sua. Beh, non sempre, anche gli uomini hanno l'ultima parola. Sì, amore mio. (Ride)
No, c'era quel marito che stava parlando ai suoi amici e gli ha detto: io l'altro giorno ho litigato con mia moglie e l'ho messa in ginocchio davanti a me. Sì, cos'è successo? Ha guardato sotto il letto e ha detto: esci codardo! E allora, vabbè, vi faccio un esempio della diversità del modo di vedere le cose. Facciamo una prova velocissima, ok? Incrociate le braccia. Ok, adesso, quelli che hanno incrociato la sinistra sopra la destra, ok? Ok, alzate la mano. Ok, adesso quelli che hanno alzato la destra sopra la sinistra. Perché? Perché? Perché la prima volta che l'avete fatto così. Ed è diventata un'abitudine. Adesso provate a cambiarlo, provate a farlo una... Perché? Perché se sei abituato a comportarti in un determinato modo, sei abituato a fare cose in un determinato modo, sei abituato, è difficile uscirne. E io stasera cerco soltanto di farvi capire la differenza che c'è fra un uomo e una donna, il modo di pensare. Fratelli, ci sono delle cose che non possiamo dire alle donne, non le possiamo dire. Donne, ci sono delle cose che non potete dire ai vostri uomini. E queste cose sono basate su che cosa? Sono basate su un senso di bisogno che deriva dalla maledizione iniziale, che è così: l'uomo ha bisogno di sentirsi all'altezza. L'uomo è fisico. L'uomo ha bisogno, i bambini scalano gli alberi, i bambini pigliano la bicicletta. Le bambine giocano con le bamboline. Perché? Perché l'uomo ha bisogno di sentirsi all'altezza, la donna ha bisogno di sentirsi desiderata. E in fondo, questi sono i due bisogni che devono essere soddisfatti l'uno con l'altro. Ed ecco perché nella parola di Dio Paolo ci dice: mariti, amate le vostre donne, amate le vostre mogli. Vostra moglie, mariti, deve sentirsi il numero uno nella vostra vita. Deve. No, ma io e i miei figli... No, lo so che è un argomento rischioso. No, i figli non c'entrano. I figli vengono dopo. Anche in Italia. Alcune delle sorelle un po' più anziane mi stanno guardando così, no? Perché ho toccato qui, però non da finire di qua, no? I figli non si toccano. No, i figli non si toccano, i figli si lasciano da parte, perché i figli, non vi siete sposati i figli. I figli un giorno formeranno un'altra unione, un altro nucleo familiare che dovrà staccarsi da voi. La parola di Dio dice: quando sei arrivato, l'uomo si attaccherà, proscollao, si unirà, proscollao vuol dire, è una parola sessuale, una parola fisica, si unirà a sua moglie e lascerà il padre e la madre. Anche in Italia. Beh, chiaro, anche le donne. Ma è il problema, gran parte dei problemi nella vita matrimoniale è proprio quello che, soprattutto agli occhi della donna, non si sente la numero uno nella vita del marito. Perché? Perché c'è mamma. Ma no, a Livorno, lo so che a Livorno queste cose non succedono, solo a Pistoia. Quindi la necessità emotiva della donna è quella di che cosa? Mariti, amate le vostre mogli. Non c'è nessun'altra richiesta da parte della Bibbia se non mariti, amate le vostre mogli. Scusate un attimo che devo sorridere, grazie. Grazie. E
Perché? Perché il bisogno della donna è emotivo, il bisogno della donna è come un fiore che ha bisogno d'acqua, e purtroppo la società di oggi cosa cerca di fare? Cerca di unire questi due e di ricreare un'altra volta quel palloncino unico. Perché? Perché le donne adesso vanno nell'esercito, vanno a fare i soldati, fanno le cose, i muscoli, eccetera, tutto quello che fa l'uomo lo deve fare la donna. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Se Dio avesse voluto una donna muscolosa, l'avrebbe fatta muscolosa. Se Dio avesse voluto una donna diversa, l'avrebbe fatta diversa. No, Dio ha fatto una donna delicata. Ha fatto una donna che è dolce, che è soffice. Alleluia. Che amen. E no, e la società invece cosa fa? Cerca di cambiarlo in tale modo. Perché? Perché oggi dobbiamo essere tutti uguali. E io ho una sorpresa per voi, che l'uomo e la donna non sono uguali. Pensano in maniera diversa, si comportano in maniera diversa, rispondono in maniera diversa. Se tu vuoi arrivare all'uomo, devi passare per il corpo. Se tu vuoi arrivare alla donna, devi passare per il cuore. O no? Pensateci un attimo. Lui torna a casa dopo una giornata di lavoro e niente, c'è un attimo così, si attacca al candelabro e arriva, no? Perché? Perché l'uomo è fisico, l'uomo non ha bisogno di essere stimolato, l'uomo tutto quello che deve fare è respirare, ed è stimolato. Amen, è stimolato. Vedete, il livello sessuale dell'uomo è così, no? Parte da quando è nato e va su all'adolescenza e poi rimane lì. Perché? Perché l'uomo è fisico. Perché l'uomo è stato creato per rispondere agli stimoli visivi. La donna no. L'uomo arriva e dice, ok, vogliamo farci questo studio biblico? E la donna no, perché la donna ha bisogno di sentirsi la numero uno, anche davanti ai tuoi bisogni. Se lei sente che il tuo bisogno è al di sopra di lei, e so problemi, praticamente la risposta è quella. Perché le due necessità sono diverse, una è fisica, l'altra è emotiva. E dobbiamo capire il fatto che se tu vuoi ricevere qualcosa dalla donna, la ricevi attraverso l'emotività, la ricevi attraverso le parole gentili. Ti faccio un esempio. Durante la giornata, cioè, mariti, amate le vostre mogli. Come ami una donna? Come Cristo ha amato la sua chiesa? Come ami la tua moglie? Facendole sentire che lei è al numero uno. Dagli un colpo di telefono durante la giornata. Cosa ti costa? Cosa ti co? Io a mia moglie spesso e volentieri, ogni mattina le faccio il caffè, ok? Perché sono affari miei, ok? Quando c'è una faccia così sarà meglio che te la tieni la moglie, ok? Ma ogni tanto vado giù in giardino e taglio un fiore. Non c'è bisogno di un mazzo di rose così, no, un fiore. Perché? Perché è una dimostrazione, è una dichiarazione, è una parola, un qualcosa che dice ti voglio bene, che la fa sentire numero uno. E se noi invece la facciamo sentire numero due, numero tre, numero quattro, non abbiamo capito l'emotività della donna. La stessa cosa si applica all'uomo. La donna, sorelle, onorate e rispettate vostro marito. Soprattutto pubblicamente. Non vi azzardate mai a criticare vostro marito, soprattutto pubblicamente.
ma sto brutto scemo lì. No, perché l'uomo ha bisogno di sentirsi all'altezza. L'uomo ha bisogno... L'uomo, noi siamo come dei ragazzini, abbiamo bisogno di sentirsi dire ben fatto. O no? Abbiamo bisogno di sentirsi dire ben fatto, perché quello è il bisogno iniziale che è uscito dal problema iniziale. Fisico, dobbiamo sentirci rispettati. La parola di Dio ci dice: mogli, onorate, rispettate il vostro marito. E se noi potessimo fare soltanto quello, soltanto quella cosa, soltanto mariti amare le vostre mogli e mogli onorare e rispettare il vostro marito. Cioè, sì, ma tu non conosci mio marito. Il problema è che se tu incominci a mettere in atto qualcosa, quello che metti in atto incomincia a controllare le tue azioni. Cosa voglio dire? Voglio dire che spesso e volentieri noi partiamo da un punto di vista di sentimenti, di emozioni, emotive, eccetera, eccetera, invece di partire da un punto di vista di verità. O vogliamo il nostro matrimonio che funzioni, o no. Se no, il mio consiglio è molto semplice: lasciate perdere fin da adesso, perché intanto prima o poi è solo questione, uno stillicidio, piano piano, prima o poi vi uccidete l'uno con l'altro. Ma se avete il desiderio di vincere questa cosa e di avere un matrimonio di successo, c'è la possibilità di farlo, e allora dobbiamo mettere in atto quello che la parola di Dio ci dice, dichiarare determinate cose, comportarci in un determinato modo, fare determinate cose, dare determinate cose, dai prima che ti sia dato, benedici prima di essere benedetto, fai cose, sii attivo nelle tue scelte, perché portano dei frutti. Esempio. Il modo di marcare i punti, diciamo, nella vita di un uomo e di una donna sono totalmente diversi. L'uomo si dà i punti a seconda di un modo quando dai dei punti di votazione, un secondo modo di votazione, che funziona così: l'uomo si sveglia la mattina e si dà 500 punti, perché si è svegliato. Va a lavorare, si dà altri 500 punti. Guadagna quello che deve fare, non tradisce la moglie, eccetera, eccetera, dà 3.000 punti. Torna a casa la sera, un altro 500 punti, quando torna a casa nel suo borsellino ci sono 7.000 punti di ben fatto. La moglie invece non si dà 500 punti, se ne dà uno. Per ogni cosa che fa la donna si dà un punto. Allora lei si alza un punto, dà da mangiare ai bambini un punto. Quindi il marito torna a casa la sera, c'ha 7.000 punti, la moglie ce n'ha 15. Vi faccio un esempio molto semplice. Sorelle, voi preferireste ricevere un mazzo di fiori una volta all'anno o un fiore una volta al mese? L'uomo no. L'uomo dice: lo devo fare, il raviolo piglia un mazzo di fiori, giusto? Te, beccati sti fiori, basta, adesso per i prossimi 3-6 mesi non ne parliamo più. Perché? Perché è un modo diverso di ragionare. E io sto cercando di dire all'uomo: cambiamo un attimino, durante la giornata, tira su quel telefono, fai quella telefonata, dice: ma non ho niente da dirle, ma dirgli: amore mio, ciao, come stai? Tutto bene, grazie, ciao. È abbastanza pratica come suggerimento? È abbastanza pratico, mi sembra, no? Come suggerimento. Portagli un fiore una volta alla settimana. Falle un regalo, una Porsche, una Mercedes, falle un regalo, falle continuamente, perché la donna ha continuamente bisogno di essere incoraggiata. L'uomo, d'altra parte, ha bisogno di essere incoraggiato da un'altra parte.
Io vi faccio un esempio. Io predico a migliaia e migliaia e migliaia di persone durante l'anno e la maggior parte di loro, di solito, mi vengono a dire ben fatto, ah, che bello, pastore, che meraviglia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sapete che c'è una persona, una, che mi può rendere felice o che mi può distruggere? È vero o no? Perché una volta, perché Dio ci ha messi insieme, la donna dovrebbe essere la fan, si dice fan? La più grande fan del marito. Per quello che riguarda la donna, il marito dovrebbe essere la persona più brava, più intelligente, più grande, più forte, più astuta, più capace, più bella. Cioè, ma tu non conosci mio marito, ma non importa, incomincia a dichiarare. Sapete che ci sono dei mariti che dicono, oh, quella brutta dragone di mia moglie. Dico, e poi un giorno ti svegli la mattina e fa, ah, il dragone. Perché? Perché lo continui a dichiarare. Perché non incominci a dire, amore mio, che bella che sei? Gli uomini mi guardano così, no? Non guardano al lato, c'hanno proprio le cose così, no? Quando è stato, non alzate la mano, ma quando è stato l'ultima volta che hai detto ti amo a tua moglie? Che l'hai presa per il fronte della camicia, sì, il fronte. Per il colletto, l'hai guardata negli occhi, non, scusa Paolo, non c'è la linea neanche, allora vado qui, aspetta. L'hai presa così, l'hai guardata negli occhi e hai detto ti amo amore mio. Dice vabbè, ma no, ma quello non si fa. Perché non si fa? Ma provaci, vedi quello che succede, vedi come quel fiore incomincia a sbocciare, vedi come quel fiore incomincia a rispondere a quello che tu stai seminando. Ma noi cosa facciamo? No, niente, ormai siamo sposati, abbiamo quel pezzo di carta che dice che intanto va bene, e allora niente, intanto prendiamo le cose come scontate. E poi dopo ne parliamo più tardi, ma una delle cose che distruggono un matrimonio più di qualsiasi altra cosa è quando il mio sogno è diventato una pretesa. Siccome tu sei mia moglie, io pretendo questo da te. E se c'è una cosa che uccide il matrimonio, è la pretesa. Quando tu devi fare qualcosa, è la stessa cosa, la stessa differenza che c'è fra la grazia e la legge. Se volete uccidere la relazione con Dio, applicate la legge. Allora io ti seguo perché devo fare questo, perché devo fare quello, perché devo fare questo, perché devo fare quello. Invece di avere un qualcosa dentro di te che risponde al suo amore, che reagisce al suo amore. Quindi, consiglio semplicissimo, e poi facciamo la pausa. Consiglio semplicissimo. Più spesso che potete. Quando vi svegliate la mattina, lei dovrebbe essere a fianco, giusto? Speriamo. A meno che non vada a lavorare prima, che anche quello... Incominciate a guardarla e dire, amore mio, che bella che sei. Cioè, sì, ma tu, mia moglie va... C'hai la bomba. Va a letto con la bomba, no? Sembrano quelle mine, no? Che quello fra l'altro è un'altra cosa, con tutto il dovuto rispetto, sorelline, buttate via quelle vestaglie, compratevi un negligé, famo le cose come, giusto? Ecco. No, veramente, perché l'uomo si deve sentire all'altezza, e se voi arrivate con questo cappotto, i bigodini, che sembrate una bomba che sta per esplodere, le calze col buco, col ditone che esce fuori, che poi siccome fa freddo è andata a letto con i guanti, non ho capito ragazzi, lui vi guarda e dice Marchio ha detto di dirti che sei bella, ma fai proprio pena. Cioè è una relazione, è una Il vestirsi bene, il non vestirsi bene, la presentazione, quello che tu
dai a tuo marito è una dichiarazione. Tu sei all'altezza, tu mi interessi, tu sei, io ti rispetto, io ti onoro, perché tu sei mio marito. La Bibbia dice il tuo corpo non appartiene a te, appartiene a lui. Quella è andata giù proprio bene. E ci deve essere, come il marito, ragazzi, mettetevi un po' di deodorante, fate la doccia, mangiatevi una mentina. Quando vi svegliate la mattina e vedete che la pianta è in cucina, quando voi fate, mangiate una mentina. Sono cose semplici, ma sono dimostrazioni di un qualcosa che è dentro di noi. Sono sciocchezze, ma sono cose pratiche che, se c'è dentro di te, tu cerchi di rispettare tuo marito in un determinato modo, comportandoti, vestendoti in un determinato modo, presentandoti a lui in un determinato modo. E il marito lo stesso punto, il marito la stessa cosa. Il marito dichiara: tu sei il numero uno nella mia vita. Amen. Dai, pausa. Alleluia. Alleluia. Non è pausa a caffè, è solamente pausa. Punto. Nel senso che devo parlare io adesso. Mica parlerà sempre lui. Oh, siete soddisfatti? Gloria a Dio. Molto soddisfatti? Allora sarete anche molto generosi. È vero o no? Perché noi vogliamo raccogliere un'offerta per benedire il pastore che arriva da molto lontano e lo aiutiamo con le spese. Anzi, chi viene a fare l'offerta? Voglio anche dirvi che lui è una fucina di idee, di tante cose. Ho tutti i suoi libri e i suoi libri sono di grande benedizione. Ha portato l'ultimo, che è un manuale di vita straordinario, ma veramente straordinario. Ti dà delle risposte. Chi è che sta facendo etica con me il venerdì sera? Stiamo trattando cose incredibili? Ecco, qua dentro sono anche contenute cose incredibili, proprio riguardo anche a quei temi. Quindi si chiama proprio il manuale. Ci dà delle risposte a livello biblico del perché succedono le cose, del perché ci sono le guerre, del perché c'è la cattiveria, del perché. Tutti vogliono sapere perché e noi a volte non sappiamo cosa rispondere. Ecco, e in una maniera molto chiara possiamo trovare delle risposte esaudienti. È un romanzo, è questo il bello. E soprattutto idoneo per chi non è ancora conoscitore della fede. Nel senso che va bene anche da regalare, perché è un libro romanzato che dà un sacco di risposte. Il manuale fuori, io non vedo il prezzo. 10. Ah, 10 euro solo. E poi c'è anche il... Ah, c'è il tuo. Poi c'è anche... ci sono stati degli attori che hanno letto il mio libro, hanno deciso di fare un audiolibro, degli attori professionisti. Che magari possiamo? Sì. Fai partire quella prima. È un dischetto che. La serata stava andando a meraviglia. Il ristorante aveva mantenuto quanto promesso sul proprio sito web e aveva saputo creare un'atmosfera intima e magica. Antipasti eccezionali, farfalle al salmone e un magnifico misto di pesce con lo chardonnay freddo al punto giusto. Poi il pasto si era concluso con un perfetto tiramisù, seguito da un buon espresso e da un bicchierino di porto. Al rientro a casa, lui prese la moglie per mano e si sedette sul divano, di fronte al grande camino. Lei si avvicinò e accennò un sorriso misto di seduzione e complicità. Lui l'attirò a sé. Presto le loro labbra si incontrarono. La musica andò in dissolvenza, le pareti scomparvero e in cielo partirono i fuochi d'artificio. In alto, al di là delle nuvole, oltre l'universo, in un regno dove spazio e tempo non esistono e non sono mai esistiti, un sospiro affiorò sulle labbra. Un sospiro quasi impercettibile affiorò sulle labbra della divinità. E una vita ebbe inizio. Il lago era di una vastità incredibile. Quindi, ma se ne potevano. Questo è. Ne ho lasciato una copia che poi la Chiesa potete fare tutte le copie che volete e usatelo, perché sono più di 4 ore di recitazione. Ed è un libro che vi assicuro che
farà quello che deve fare. Datelo a persone che non credono, non credenti, e vedrete il risultato. Amen. Il CD ce lo regala, mentre questo va comprato. È così, sì, no? Sì, sì, sì. Ecco. Sì, grazie. Quanti ne hai? Quanti sì, ne grazie. Hai? Ma ce n'è ancora, ce n'ho un paio di cento in macchina. Va bene, allora fino a 200 possiamo comprarne, perché così le altre chiese ci invidieranno. Poi li rivendiamo noi. Si può fare un po' di contrabbando, sì. Ok, vogliamo ringraziare il Signore per l'offerta. Padre, grazie, perché sappiamo che la tua generosità è parte della nostra fede, Signore, pertanto ti chiediamo di benedire questa offerta affinché possa essere di benedizione per tutto quello che stiamo ricevendo. Nel nome di Gesù, amen. Dare il CD. Sì, sì, fai. Il lago, numero 2. Chiave numero 10. Leggi il manuale. No, fai quello dopo, fai il lago. Chiave numero 2. Mantieni le tue priorità. Ti è stato assegnato un corpo, magnificamente unico. Sarai un originale. Non sta a te scegliere il luogo della tua nascita e nemmeno il momento. Non cercare d'essere quello per cui non sei stato creato. Non sta a te scegliere il colore della tua pelle, le caratteristiche del tuo corpo, il sesso o le sue condizioni. Decidi di fare del tuo meglio con ciò che ti è stato dato, perché quello è ciò che ti è stato dato. Fai la pace con il tuo corpo e trattalo bene. Non avrai un ricambio. Il tuo corpo inizierà a morire fin dal momento della tua nascita. Ogni forma di vita terrena è destinata a perire. Assapora ogni giorno come se fosse il primo giorno del resto della tua vita, perché così è. Tu raggiungerai il tuo apice intorno alla metà del tuo percorso, ti sentirai quasi invincibile, indistruttibile, eppure, come per tutte le cose terrene, è solo un'illusione. La morte può colpire in qualsiasi momento. Non avere timore, ma sii saggio. Okay. Ti verrà data anche un'anima. La tua anima sarà una combinazione della tua mente, delle tue emozioni, della tua volontà e della tua personalità. Proprio come per il tuo corpo, così è per la tua anima. Tu sei unico. Nessun altro. Ok. Questo libro parla anche di quello che diceva Pastore Dante prima, il fatto di risposte a domande che il mondo si fa, ma che purtroppo la Chiesa per centinaia di anni alle quali non ha risposto. Il suicidio, cosa succede alle persone che si suicidano, l'omosessualità, il perché succedono delle tragedie alle persone che non se lo meritano, perché delle persone in punto di morte sulle quali si prega non tornano indietro, perché succedono cose del genere, aborto, cosa succede ai bambini che vengono abortiti, cosa succede alle persone che fanno l'aborto, e tutte cose del genere che purtroppo il mondo si richiede e la Chiesa non dà risposte, e ci sono risposte che io credo che siano vere, sono vere per me, ok? Poi voi prendete la Bibbia e controllate e vedete quello che è. Quindi, quello che abbiamo visto fino adesso è il fatto che l'uomo e la donna sono diversi, e dei grandi bisogni della donna è quello di essere ascoltata. Perché deve essere, se è la numero uno nella tua vita, ha bisogno di sentire il tuo apprezzamento per quello che lei ha da dire. E purtroppo spesso e volentieri l'uomo come reagisce? L'uomo reagisce non ascoltando. Cosa fa? Va nella sua scatola, torna
torna a casa dal lavoro ed entra immediatamente nella scatola dove non c'è dentro niente. Ma la moglie invece, che è tutta spaghettata, ha bisogno di comunicare, ha bisogno di sentirsi importante. E allora, se posso incoraggiarvi, fratelli, datele retta, datele ascolto, non... No, perché anche, no, perché poi c'è questo, no? Allora, noi torniamo a casa e magari abbiamo fatto un lavoro importante, abbiamo fatto qualcosa, no? Qualcosa di... Noi torniamo a casa e la moglie ti guarda e dice, sai, la pianta in salotto sta morendo. O il cane non sta bene. E quindi c'è un'attività, c'è un qualcosa che devi ingranare, non è naturale, non è una cosa che se non fai niente funziona, no, non avviene. Devi ingranarla, devi attivamente pensare, questa è la donna più importante della mia vita, non solo è la donna, ma è l'essere più importante della mia vita. E ritorno a quello che vi ho detto prima, se non lo è, lasciate perdere, non andate avanti così che andato prima o poi crolla tutto. O è quello che è, o avete deciso che la vostra unione, che il vostro matrimonio è la cosa più importante della vostra vita, perché lo è. Ed è per quello che il diavolo lo odia in maniera così intensa. Perché il matrimonio felice fra un uomo e la donna è la manifestazione della relazione fra Cristo e la sua Chiesa. E il diavolo lo odia in maniera... Quando vede un matrimonio felice, è una cosa che odia in maniera intensa. Ed ecco perché ci sono tutti quegli attacchi. Ecco perché c'è tanta difficoltà. Vi rendete conto che questa è la donna che 7 anni fa, 8 anni fa, 10 anni fa... Dimmi tutto. Prego. L'unico consiglio che ti posso dare, non so se tu sei una credente o no, ma non importa, ma sì, l'unica cosa che posso dirti è che c'è l'unica difesa che hai, non è fuori di te, ma è dentro di te, è la presenza di un qualcuno che è più forte di quello che ti sta attaccando. E non è una cosa, non è una pillola, non è un'iniezione, è una relazione. È una relazione che cresce col tempo e che non è una cosa che uno può spingere il bottone e parte. È una relazione con Dio. Io dopo 42 anni che sono sposato con mia moglie, non è che ogni giorno sono rose, fiori, eccetera. Ogni tanto viene la difficoltà, ogni tanto viene l'attacco, ma io mi devo in qualche modo rendere conto che è come se ci fosse una presa nel muro. Se non attacco alla spina, non ho la potenza di poter resistere alla tentazione di litigare, perché è una tentazione. Pensaci bene, spesso e volentieri, non sempre, chiaramente si litiga anche per delle cose molto ma molto importanti, ma spesso e volentieri si litiga per scemate, giusto? Delle cose come... Siamo andati a trovare, stai parlando con qualcuno, sei a tavola, siamo andati a trovare zio Peppino martedì. E lui dice no, era mercoledì. E immediatamente cosa c'è? C'è questo senso di mancanza di significato, di importanza. C'è questo quasi insulto che dire no, tu stai zitta che non, era mercoledì. E allora cosa succede? O c'è l'opposto, dove la donna china il capo e si sottomette in maniera servizievole, in maniera sbagliata, perché piano piano la relazione così muore lo stesso, o c'è l'opposto, c'è l'attacco. No, ho detto che era martedì. E cosa succede? No, era mercoledì. No, è martedì. Ma chi se ne... Ma cosa ti importa se era martedì o se era mercoledì? Cerca di renderti conto della cosa che è veramente importante e di lasciare che
quel Dio in cui tu credi possa operare, e il momento che incomincia, e di nuovo ripeto, è difficile. Quante volte c'è la donna che ha una certa relazione con il Signore e l'uomo no? È dura, perché la donna si comporta in un determinato modo, l'uomo invece continua a comportarsi, e magari se ne approfitta anche un pochino. Quindi non sono cose, ripeto, non si può schiacciare il bottone e dire allora metto la monetina dentro. È una relazione con Dio, però c'è la realtà di una parola che dice dai e ti sarà dato. Spesso e volentieri noi pensiamo le preghiere di usarle per cambiare le altre persone, ma se noi seminiamo cambiamento nella nostra vita, raccoglieremo nella vita degli altri. Forse non subito, va bene? Forse non subito, ma prima o poi raccogliamo, perché la verità della parola di Dio è quella. E noi abbiamo, anche questo è un concetto che è stato portato da Hollywood, è stato portato, che c'è l'anima gemella, che c'è quella persona speciale là fuori, no? Che quella persona cosmica che è là, e quando la trovi, tu non devi cercare la persona ideale, tu devi essere la persona ideale. E lo so che non è facile, perché è molto più facile rispondere con cattiveria alla cattiveria. Ma Gesù ci dice continuamente, dal Sermone del Monte, ci dice continuamente, qualcuno ti maledice, tu benedicilo. E noi ci dichiariamo cristiani, noi ci dichiariamo credenti, ma quando qualcuno ci fa del male, immediatamente rispondiamo con la stessa cosa. E cosa facciamo? Non facciamo altro che operare nel regno del fisico, dimenticandoci che c'è un regno spirituale dove, come dicevo alla sorella prima, c'è un qualcuno che è più forte di quel diavolo che cerca di distruggere il tuo rapporto. È soltanto quando tu ti fidi di Dio, e non ti sto dicendo che in una giornata, bang, tutto un tratto tutto cambia. No, è una relazione, ma una decisione che tu devi prendere. Ne vale la pena? Ne vale la pena di lottare per quell'uomo? Ne vale la pena di lottare per quella donna? Vale la pena per tenere insieme la tua famiglia? Ne vale la pena di pensare? Perché ricordatevi una cosa, che la cosa più bella che tu puoi avere, e ve lo dico per esperienza, la cosa più bella che puoi avere è una donna che ami. E io so che mia moglie ama me nello stesso modo. E lo so che non è facile, ma è una decisione che abbiamo preso anni fa e che abbiamo deciso di muoverci in quella direzione. E tutto un tratto tu chiami, attiri l'aiuto di un Dio creatore che viene a aiutarti e viene a cambiare dentro di te qualcosa, quei sentimenti, quel desiderio di reagire, quel desiderio di retaliate, quel desiderio di vendicarti, quel desiderio di ripagare con la stessa moneta con cui vieni pagato. Quello è difficile, non riesci a farlo se tu non metti la tua vita nelle mani del Signore. E non la metti nelle mani del Signore decidendo che metti in pratica quello che Dio ha detto. Non guardate il bambino, che ancora c'ha tanto prima di sposarsi. C'è ancora un sacco di tempo. Amen. Quando noi, il pastore è qua, lo sposo è qua, si apre la porta, arriva lei e arriva lui con una valigia, e noi pensiamo che il matrimonio aggiusta le cose. No, anzi le complica.
perché prima c'erano due persone con due valigie piene di problemi, che ognuno di loro aveva i loro problemi. Adesso si mettono insieme e si magnificano le cose. E non viene, c'è questa idea che allora le cose si c'è questo senso cosmico di ma io la amo, ma io lo amo. E allora devi mettere in pratica determinate scelte, perché quei problemi possono essere scavalcati dalla tua decisione di amare, di perdonare, di andare avanti, di essere gentile, di essere buono, di fare quel complimento. Ripeto, le donne hanno bisogno di essere complimentate. Sorelle? Nessuno? Amen. Una, due, tre, quattro, cinque, grazie. Ok, meno male. Hanno bisogno di sentirsi dire: tu sei la più bella donna nella mia vita. E loro lo sanno. Statemi a sentire. Mia moglie lo sa che... Ma nei miei occhi, per me, mia moglie è la più bella donna della mia vita. Perché? Perché è un compendio, è un qualcosa che Dio ha messo dentro di me, l'ho messo nel mio libro, il manuale. Dio mi ha fatto un dono, mi ha fatto il dono di essere innamorato della mia donna. È un dono che mi ha dato Dio, io gli ho dato il permesso di farmi innamorare di mia moglie. Perché non andate da Dio a dirgli: ti do il permesso di farmi innamorare nuovamente di mia moglie, ti do il permesso di farmi innamorare nuovamente di mio marito? E queste sono cose reali, sono cose vere, sono cose che Dio può fare nella tua vita. Dio ti può cambiare se tu gli dai il permesso. Ma se tu ogni volta ti comporti all'opposto di quello che Lui ti dice di fare... Lui ti dice di usare la bontà, la generosità, la gioia. E lo so che non è facile, ma sapete com'è difficile essere innamorati di una persona che si chiama Santo Miserabile? Un sorriso. Lo so che c'è la crisi, lo so che c'è la crisi. C'è la crisi, lo so che non è facile. Ma pensateci un attimino, è proprio così difficile sorridere? Ve l'ha prescritto il dottore di essere tristi. Che come si arriva a casa, mamma, come va? No, il corvo sulla spalla, la nuvola nera, no? No, ci sono persone che dice, poi arrivano e dice: tu mi devi amare. Ma vattene, va. Se c'è una cosa che stimola l'affezione, l'amore, è proprio la gioia. E stammi a sentire, se c'è una cosa che il diavolo attacca con una violenza enorme, è proprio la gioia. La Bibbia dice che la gioia del Signore è la tua forza. E più tu ti senti miserabile, più tu ti senti triste, più tu ti senti... più debole sei a reagire a quei problemi normali di ogni giorno della vita. Vi faccio un altro esempio. Si litiga, cercate nel mezzo della conflagrazione di estrarre il dramma, di togliere il dramma, di togliere quelle parole: perché tu c'è questa costruzione, questa cosa che incomincia a cavallarsi uno sull'altro, finché a un certo punto non la riesci più a tenere, mette vita in se stessa, diventa autonoma, parte da sola e non riesci più a bloccarla. Proprio all'inizio cerca in qualche modo, soprattutto noi fratelli, che dobbiamo avere, Dio ci ha dato la responsabilità di essere capi famiglia,
non mi interessa quello che dice la società, la donna non è capofamiglia, l'uomo è capofamiglia, perché Dio ha deciso che l'uomo è capofamiglia, non perché l'uomo è più bravo della donna, anzi, spesso e volentieri, ma tante volte, io sto a sentire quello che dice mia moglie, perché lei ha più saggezza di me. Però lui ci ha dato questa posizione, e ci ha dato questa posizione perché in fondo, se l'autorità è nostra, la responsabilità è nostra. Controllate sulla Bibbia, voi vedrete che ogni volta che c'è qualcosa che non va, Dio non parla alla donna, parla all'uomo. Quando Dio andò a parlare ad Abramo nella tenda e gli disse che avrebbe avuto un figlio, e Sara che ci fa... Signore, tu non hai visto Abramo nudo? No, figlio, no, signore, proprio guarda... proprio no, signore. E Dio gli dice, Abramo, perché tua moglie sta ridendo? Non dice Sara perché stai ridendo, dice Abramo perché Sara sta ridendo? Perché davanti agli occhi di Dio sei tu il responsabile. E io lo so che sono un po' duro con gli uomini, ma in fondo, se qualcosa non funziona nella tua famiglia, guardati allo specchio. Perché Dio ha dato a te la possibilità, la capacità e l'autorità di intervenire spiritualmente contro le forze del demonio, fisicamente con l'amore, con l'affetto, con il perdono, con l'emotività, con tutto. In tutto e per tutto tu hai la possibilità di intervenire, ma cosa è successo? È successo quello che è successo nel giardino. Dio ha detto all'uomo, tu fai questo, lui non l'ha fatto, è intervenuta la donna. E quando gli uomini scendono e lasciano l'autorità alla donna, succedono dei patatrac. Non perché le donne non sono capaci o sbagliano, anzi, ripeto, spesso e volentieri sono molto più capaci di noi. Ma perché l'autorità con i figli, ad esempio, è stata data all'uomo. È l'uomo che deve dichiarare l'identità del figlio e della figlia. È l'uomo che deve prendere la figlia ed abbracciarla, fare sentire alla bambina che c'è un uomo, che c'è un qualcuno che la ama, che lei è importante, sei la mia principessa, sei bella, sei intelligente. Perché se non glielo dite voi, papà, se lo va a far dire da qualche idiota nel sedile di dietro della macchina. Perché ha bisogno di sentirsi apprezzata, desiderata, e Dio l'ha messa nella tua famiglia perché tu, papà, la prendi, la abbracci, le fai sentire che ci può essere un tocco che non ha bisogno di essere sessuale, che un uomo la ama, che la protegge, e gli dici che bella che sei, amore mio, sei intelligente, sei brava, ha bisogno di sentirselo dire. Come il bambino, non vi azzardate, papà, a dire al bambino, ma non capisci niente, ma non riuscirai mai a far niente. Quella è una maledizione. E io conosco uomini che all'età di 60, 65, 70 anni ancora stanno lottando con quello che ha detto papà 50 anni fa. Perché ancora attaccato qui nel dietro del cervello c'è quella parola di papà che dice non sei capace a far niente. E per tutta la vita, quando mi trovo davanti a un problema, c'è quella maledizione che dice non sei capace a far niente. E sei frenata, non ce la fai. E io lo so perché ci ho messo 35 anni, no, ma ci ho messo 25 anni a staccarmi la maledizione che Dio che mio padre mi ha messo addosso. E se non fosse stato per Dio, non ci sarei mai riuscito. E purtroppo quello che succede è quello che noi abbiamo. A noi, papà, è stata data l'autorità di dichiarare l'identità del figlio. Prendete vostro figlio per le spalle, guardatelo negli occhi e dite, tu sei un uomo, figlio mio, e sono fiero di te. Non vi chiedo di alzare la mano, ma probabilmente ci saranno pochissimi uomini in questa sala a cui il padre gli ha detto, sono fiero di te, figlio mio. Perché se siete niente come sono io... Quello che vi ha detto vostro padre è, ma non riesci mai a far niente, ma possibile, ma sei scemo, non riuscirai mai a far niente. Questo è quello che io sono cresciuto con questo. E molto probabilmente la maggior parte di noi è così. E tutta la nostra vita la passiamo a cercare in qualche modo di conquistare l'apprezzamento di nostro padre.
ed è una lotta continuamente, e lavoriamo 14 ore al giorno e ci distruggiamo la famiglia perché dobbiamo in qualche modo provare che siamo all'altezza. Perché la responsabilità del padre che dice sei all'altezza, figlio mio, sono fiero di te. Lui non l'ha mai fatto, adesso noi dobbiamo provarlo. E allora cosa facciamo? Siamo in ufficio alle 7 di mattina e torniamo a casa alle 9, perché dobbiamo in qualche modo provare che siamo capaci di fare soldi, che siamo capaci, che siamo intelligenti, che siamo capaci, che lo sappiamo fare. E le ragazze? Stessa cosa. Da un letto all'altro, da un letto all'altro, perché papà non gli ha mai detto sei bella, amore mio, sei bella, sei intelligente, vieni qua, sei la più bella ragazza del mondo. E lei ha bisogno, e se lo fa a far dire da qualche idiota. Amen. Sorridete, dai, che... Ma io non ho tanto tempo, per cui ve lo devo dire. State attenti a quello che esce dalla vostra bocca, a vostra moglie, non vi azzardate mai a denigrare vostra moglie. Mogli, non vi azzardate mai a umiliare vostro marito, soprattutto nell'area sessuale. Con le vostre amiche, pubblicamente o quello che sia. L'uomo ha bisogno di sentirsi all'altezza. E Dio ha messo voi a suo fianco per farlo sentire all'altezza. E se non lo fate voi, andrà a cercare qualcuno che lo fa sentire all'altezza. E purtroppo in una società come abbiamo oggi, a trovare una ragazzina che dice, oh ragioniere, ma lei è così bravo. Oh ragioniere, ma che begli occhi che ha ragioniere. Guardi, ogni volta che lei scrive una pagina è come un poema, ragioniere. Non so, io lei non so proprio. E ragioniere cosa fa? Perché l'uomo è fatto così, l'uomo ha bisogno di sentirsi apprezzato, di sentirsi all'altezza. Quindi quando il marito torna a casa, donne, trovate il modo di farlo sentire all'altezza. Cosa hai fatto? Hai fatto questo? Beh, gloria a Dio, bravo, bello, sapevo che... Se io, con mia moglie, lei ha il problema opposto con me, perché siccome io ho una capoccia così, no? Ogni tanto deve tirare fuori sto spillone e... Fare uscire un po' di... Io non ho problemi di personalità, per cui... Ma quando mia moglie si azzarda a dire, sai, ho letto questo, hai detto questo, che bello, ma immediatamente i dragoni, ma portali qua, che gli... la crisi, ma quale crisi? Davvero, ragazzi, davvero, voi avete il futuro della vostra famiglia, della vostra... Benedite vostro marito, incoraggiatelo, fatelo sentire che quello che fa ha un'importanza, ha un valore, e non mi importa se fa il barista, gloria a Dio, fa i caffè migliori di tutto il mondo. Capite quello che voglio dire? È una relazione dove il marito deve sentirsi all'altezza e la moglie deve sentirsi desiderata. E soprattutto nella vita del marito deve sentirsi la numero uno. Ma vi dicevo, i bagagli. Si arriva all'altare e ognuno di noi ha una valigia piena di sogni. E sono sogni giustificatissimi. Sono sogni, fra 2 anni avremo la nostra casa, fra un anno avremo i nostri figli, ci sarà questo, ci sarà quell'altro, noi avremo, fra 10 anni avremo la nostra impresa, avremo qui, avremo di là, faremo le vacanze, sono tutti giustificatissimi. Lui arriva con la sua valigia e dice, mia moglie sembrerà Claudia Schiffer per tutta la sua vita. Beh, io ho 66 anni, ragazzi, Claudia Schiffer, quanti anni ha? 50 anni, quanti anni ha? Non lo so, io sto parlando di una bella donna, chi è una bella donna? Lei, va bene,
lei rimarrà sempre bellissima, lei si... e arriviamo con queste richieste, con queste aspettative, grazie, aspettative, e i sogni dopo un po' diventano richieste, diventano aspettative. Prima era una cosa che io sognavo, adesso però, ma la casa dov'è? Ma la macchina dov'è? Ma i bambini dove sono? Ma il lavoro dov'è? Ma questo dov'è? E cosa, tutto un tratto cosa facciamo? Entriamo in una relazione di tu mi devi. Tu mi devi la bellezza, tu mi devi il sesso, tu mi devi la ricchezza, tu mi devi il conforto, tu mi devi il benessere, tu mi devi. E la moglie guarda al marito e gli dice tu mi devi, e il marito guarda la moglie e gli dice tu mi devi. Il momento che entri in questa relazione contrattuale, perdi il cuore della relazione, che è l'intimità, perché non ci può essere intimità con un contratto. Quando io mi aspetto qualcosa da te, l'intimità se ne va. Il matrimonio può essere solo basato su un patto, su una promessa unilaterale, non sull'esecuzione, ma sulla promessa. Ciò che io ho promesso a te lo mantengo, che tu te lo meriti o no. Dice sì, vabbè, ma non è facile. Non ho detto che è facile, è impossibile. Senza un aiuto divino è impossibile. Se però mettete in pratica le chiavi pratiche della parola di Dio, cose semplici, come, ripeto, usate le vostre parole per benedire. Mai usate le vostre parole per ferire. Mai. E purtroppo nella società moderna c'è quel, immediatamente c'è quel senso di tu dici qualcosa e io rispondo con qualcosa di tagliente. E se fate quello, il sarcasmo uccide l'intimità. E il momento che se ne va l'intimità, se ne va la relazione. E poi per ricostruirla, per riportarla indietro, è difficile. Sono pochi i matrimoni che, io sono africano per cui parlo di cose del genere, sono pochi i matrimoni che muoiono con un attacco di leone ed è morto, no, di solito sono punture delle api, un pochino di veleno oggi, un pochino di veleno domani, un pochino di veleno, un pochino, e nel corso degli anni si crea, costruisci un muro fra te, l'intimità viene distrutta, c'è questa relazione che ormai è quasi meccanica. E io come pastore son convinto anche Dante, ne conosco tantissimi che stanno insieme perché devono stare insieme, ma l'intimità non c'è più, l'amicizia non c'è più, l'avventura, dov'è l'avventura nella vostra relazione? Dov'è il mistero? Dov'è il romanzo? Dove sono i draghi che voi uccidete perché stanno cercando di attaccare la vostra famiglia? Dov'è la damigella con le trecce bionde che guarda giù dal castello e dice sali amore mio, ho messo Andrea Bocelli, c'è Chanel numero 5 e petali di rosa sul nostro letto. Dov'è la Sì, sì, Marchio, ma tu sei impazzito. No, io ho 66 anni, ragazzi, ma ancora io ogni compleanno di mia moglie gli compro una rosa rossa per ogni anno. L'ultima volta ne ho comprati 37. Perché? Perché io ho preso una decisione, ho deciso che la mia relazione con mia moglie è più importante
di qualsiasi altra cosa. Ed è una decisione che dovete fare, e il momento che l'avete fatta dovete mettere in atto tutte quelle cose di cui ci siamo dimenticati. L'avventura, ragazzi, gli italiani dovrebbero essere i più romantici del mondo. È vero o no? E invece io guardo certe volte e dico, mi sveglio, vado a lavorare, vado a mangiare, torno a casa, guardo la televisione, vado a letto, vuoi far l'amore? No, c'ho mal di testa. Mi sveglio, vado a lavorare, vado a mangiare, torno a casa, vuoi fare l'amore? No, c'ho mal di testa. Finché un giorno muori. E io non lo so, ma ragazzi, non è che ci abbiamo poi tutta sta vita davanti, giusto? Cosa ci vuole a fare qualcosa? Quando è stata l'ultima volta che avete fatto una cosa per la prima volta? Per la prima volta, non l'avete mai fatto. Io a Roma l'altro giorno, io e mia moglie siamo andati al Pincio e siamo andati su quei cosi con due ruote. Che all'inizio, ragazzi, è una risata. Poi siamo partiti, io e lei, abbiamo 140 anni in due, non so. Ma io c'ho un ginocchio bionico di titanio, che mi hanno cambiato il ginocchio, da dire, non è che... Ma quando è l'ultima volta che hai fatto una cosa per la prima volta? Non l'abbiamo mai fatto, l'abbiamo fatto. Perché? Noi lo chiamiamo così, Dio, creiamo ricordi. Cosa stai facendo? Stiamo creando ricordi. Dice, no, ma io devo lavorare. E vai a lavorare. Che te devo dire? Vai a lavorare. Io sono convinto che, non dico ogni giorno, ma una volta alla settimana ci potresti mettere 2-3 ore a far qualcosa di diverso. Sii creativo. Gloria a Dio, siamo italiani, siamo i più grandi creatori del mondo. Siamo i più grandi disegnatori del mondo, siamo i più grandi architetti, artisti, pittori, scultori. Ma chi è che batte gli italiani? E noi siamo qua, vabbè, però, capì, la crisi. Io posso soltanto incoraggiarvi. Amen. Quindi, togli... Stavamo parlando del quando c'è un momento di confronto, di litigio. In questo momento, io so che ci sono, soltanto giudicando dal numero di persone che sono qui, ci sono persone che dicono sì, sarebbe bello se avessi sentito questo 10 anni fa. E che c'è un bagaglio di scelte sbagliate, c'è un bagaglio perché quel muro di cui stavamo parlando già magari... è a mezza altezza, perché più c'è quell'indifferenza, più c'è quella monotonia. La monotonia uccide l'intimità. Noi dovremmo cercare di vedere l'intimità fra marito e moglie come una cosa preziosa, come una perla di grande valore, come un qualcosa che deve essere protetto, che deve essere coltivata, che deve essere tenuta protetta, l'intimità fra un uomo e una donna. Invece piano piano si alza questo muro di monotonia, di indifferenza, finché un giorno non ci vediamo più. E tutto quello che vediamo questo muro, l'indifferenza. E quella donna a cui noi avevamo giurato di amare per il resto della nostra vita, quell'uomo che non poteva fare niente di sbagliato, quell'uomo che ogni volta che suonava al telefono il cuore fece pumpiti 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 pumpiti, quella donna che camminava sulle nuvolette, quella relazione che era così meravigliosa, tutto un tratto è quasi la persona che ci dà più fastidio in tutto il resto del mondo. Quell'uomo, ma se ne andasse, perché piano piano abbiamo lasciato questo nemico costruire questo muro di indifferenza a tal punto che non li vediamo più. E c'è la possibilità di partire da zero? C'è. Dio ci ha dato, sapete quei videogiochi
dove schiacci il bottone e riparti, no? Cioè, io l'ultima volta che facevo i videogiochi c'erano ancora quelli che facevano che poi quando dopo un po' che si mangiavano tutti quanti ti era rimasta una vita sola, allora schiacciavi il bottone e ritornavi 9 vite, no? Allora schiacciavi il bottone e ripartivi da zero, no? C'era un reset, c'era un nuovo inizio, e Dio ci ha dato un nuovo inizio, Dio ci ha dato un bottone così, e si chiama perdono. E si chiama perdono. Ed è quel bottone attraverso il quale noi possiamo prendere quella persona che abbiamo deciso di amare. E qui posso solo richiamare in voi quel senso di realtà che vi unisce a vostro marito, a vostra moglie. Perché non sareste qui se non ci fosse quel desiderio. Alcuni di voi, giovani ancora, dovete affrontare queste cose, magari non siete neanche sposati, ma magari le avessi sapute io, magari le avessi sapute 40 anni fa. Invece oggi, se vuoi guidare una macchina, devi fare gli esami. Se vuoi praticare un mestiere devi fare gli esami. Qualsiasi cosa devi fare gli esami. Ma se vuoi fare il marito non ti chiede gli esami nessuno. Allora tu vuoi sposarti? Sì. Tu vuoi sposarsi? Sì. Ok. Siete marito e moglie. No. E mo vi trovate in questa giungla inesplorata, con i serpenti, con i ragni grossi tanto, ragazzi, con le trappole, con le cose, e nessuno ci ha mai spiegato niente, nessuno ci ha mai detto come farlo. E se soltanto avessimo capito dall'inizio la potenza del perdono, la potenza del... Ok, sono arrivato fino qua, adesso basta, adesso ripartiamo di qua. Ti perdono, quello che è successo fino a qua lo perdono. E io vi faccio una domanda. Non è facile perdonare, giusto? Non è facile. Non è facile perdonare perché dentro di noi è ancora quell'orgoglio, quel senso dell'aspettativa, non è ancora morto. Siamo ancora quelli che vogliamo avere ragione. Siamo ancora quelli che vogliamo... che quando diciamo è martedì deve essere martedì, che quando diciamo era rosso deve essere rosso, no era verde, no era rosso, no era verde, no era rosso. Ma se soltanto ci rendiamo conto della potenza del perdono reale, di poter far marcia indietro e di dire dai, ripartiamo. Da questo momento in poi cerchiamo di... ce la metterò tutta. Io ce la metterò tutta. E quello che ti prometto è che non mi aspetterò da te che tu ce la metta tutta. Ti prometto che io ce la metterò tutta. E se soltanto riuscissimo a farlo, il risultato è un nuovo inizio. Cioè sì, vabbè, ma se lui non lo fa, l'unica possibilità che hai è quello di operare su di te, non su di lui, non su di lei, purtroppo. E ripeto, se questa relazione è importante, allora ne vale la pena, giusto? Ne vale la pena di tirare una riga e di dire ok, schiacciamo sto bottone di reset, ripartiamo da zero. Che dite, possiamo farlo? Possiamo farlo? Non vi imbarazzate, posso chiedervi di
quelli di voi che siete con la vostra moglie, marito, volete prendere la loro mano? Volete guardarvi negli occhi? Siete già imbarazzati o ancora devo fare qualcosa d'altro? Ho detto guardarvi negli occhi, non è da smucciare. Allora, pronti? Dite questo, amore mio. Ti faccio una promessa. Scusatemi, portatevi al pastore, per favore. Mi sta facendo distrarre. Dice, no, ma Marchiò, tu interrompi così. No, ma questa è la bellezza. La bellezza è che deve essere una cosa leggera. La relazione è una cosa leggera, una cosa gioiosa. Dai, amore mio, ti faccio una promessa. Ce la metterò tutta per essere la persona che tu vuoi che io sia. Ti chiedo di aver pazienza. Ogni volta che sbaglio, sii paziente. E da questo momento in poi ti prometto di fare il possibile per amarti, rispettarti, trattarti bene, essere gentile, generoso e buono con te. In questo momento schiacciamo quel bottone. Mi perdoni? Ti chiedo di perdonarmi. Tutte le volte che ho sbagliato, tutte le volte che non ti ho trattato bene, tutte le volte che ho usato parole sbagliate, tutte le volte che non ti sei sentito numero uno nella mia vita, ti chiedo di perdonarmi. Ripartiamo? Da questo momento, ti prometto, farò del mio meglio. Grazie, amore. Adesso potete baciare la sposa. Fosse facile, eh? Fosse facile. Ma è un buon inizio, no? È un buon inizio. Ricordatevi una cosa, chiudo con questo. Conoscete la Formula 1, giusto? La Formula 1 cos'ha? Quando alla fine della gara c'è la premiazione, c'è il podio, giusto? E c'è il vincitore, c'è il podio, c'è scritto numero 1, numero 2, numero 3, giusto? Nel matrimonio non ci può essere numero 2 e numero 3, ci può essere solo numero 1. Il momento che uno dei due perde, avete perso tutti e due. Quindi, in qualche modo, cercate di cambiare il modo di pensare e cercate di far sì che l'altra persona vinca. Che l'altra persona sia vincitore. Fate un passo indietro. Non sto parlando di cose importanti, non sto parlando di quando il marito ha un certo... Vi faccio un esempio. Il marito spesso e volentieri... Allora io sono il marito... per delle scemate. No, piuttosto lascia andare delle cose che non sono importanti e lascia che vinca lei per le cose che non sono importanti. Perché verrà il momento dove tu dovrai dire, no amore mio, guarda che dobbiamo fare così. Io ti ho ascoltato, ti ho sentito il tuo punto di vista, sono d'accordo, ho sentito, però dentro il mio cuore io penso che dobbiamo fare così. Vi faccio un esempio. Un paio di anni fa mia moglie non era d'accordo con me per una cosa molto, ma molto importante che dovevamo fare nel ministero. Era una cosa molto, ma molto importante, dove io avevo deciso di muovermi in un determinato modo e lei non era d'accordo.
E siccome io non mi muovo mai, a meno che non siamo d'accordo tutte e due, ci siamo fermati. E io ho sentito che era quello che dovevo fare. E ho insistito, siamo andati avanti, abbiamo pregato, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, fino a un certo momento ho detto, no, io sento che dobbiamo fare questo. Lei mi ha detto, non sono d'accordo, ma mi fido di te, mi fido di Dio e mi fido di te. Quindi metto la mia decisione nelle tue mani, metto te al numero uno, vai e fai quello che devi fare. E se per caso hai sbagliato, io non ti salterò addosso e dirò, ah, te l'avevo detto. Lo sapevo che facevi la scemata. Quel Dio di cui lei si è fidata ha cambiato la situazione. E pur lei mettendosi dalla mia parte, decidendo di fare quello che volevo io, Dio ha cambiato la cosa e ha fatto quello che voleva fare lei. Ma se noi avessimo lottato uno contro l'altro, sarebbe stata una carneficina. Arriva un certo momento in cui la donna deve rendersi conto, marito mio, non sono d'accordo, però mi fido di te e mi fido del Dio che è dentro di te. E lo so che non è facile, perché ognuno di noi pensiamo di avere la risposta giusta. Ma provateci, provate a rispettare vostro marito. E mariti, state a sentire l'opinione di vostra moglie, perché di solito hanno ragione loro. La gran parte delle volte hanno ragione loro, perché le donne sono più sensibili, hanno gli spaghetti, noi abbiamo i ravioli, noi vediamo una cosa tutta limitata lì così, no, loro hanno tutte le... Quante volte una donna si trova davanti a una persona e non ti sa dire perché, però dice non mi fido. Perché? Perché l'uomo no, l'uomo tac 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 lo vede e dice no, ma figurati. No. È vero o no? No, ma no, un bel affare, anzi, come no? Sì, senz'altro, no, vedi, il 300% di interesse, no, è un bel affare. E la donna in qualche modo non ti sa dire perché. Perché? Perché Dio l'ha creata così, Dio l'ha creata per essere a fianco a te e portare quell'emotività che noi non abbiamo. Stalla a sentire. Però ragazze, donne, arriva il momento in cui se l'uomo dice no, guarda, io ho pregato, ci ho pensato, penso che dobbiamo fare così. Affiancatevi a lui, non siate un peso. Affiancateli e fallo sentire all'altezza. Se poi sbaglia, non andate lì la mattina e dite te l'avevo detto, brutto scemo. Perché non è una cosa, è una cosa che va avanti giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, una vita è una vita, la vita non è una destinazione, è un viaggio che dobbiamo fare insieme. C'è un miliardo di cose di cui parlare, ma se posso lasciarvi con questo, ricordatevi, se riusciamo a mettere l'altra persona sul podio del vincitore, vinciamo tutte e due. E non pensate sempre, sì vabbè, ma se lo faccio io però lo deve fare anche lui. No, se partite da quel punto di vista non è un rapporto di patto, è un rapporto di contratto. Lo faccio se lo fai. Quello è un contratto. Il patto dice lo faccio, che tu lo faccia o no. La relazione fra Cristo e la Chiesa è poiché Dio ha tanto amato il mondo che non ha chiesto alla Chiesa di cambiare prima di dare la sua vita. Ha dato la sua vita. Romani 5, 8. Dio ha dimostrato il suo amore in noi che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Non ci ha chiesto di cambiare prima di dare. E se io posso chiedervi la stessa cosa, provateci, incominciate. Provateci. Ok, alziamoci. E ripeto, perdonatemi se ho generalizzato, lo so che ci sono situazioni
difficili, lo so che ci sono situazioni strane, diverse, tristi, tragiche. Ho cercato in qualche modo di darvi qualcosa di pratico, qualcosa di semplice da portare a casa. Spero di aver fatto il mio lavoro. Se non l'ho fatto, ricordatevi soltanto di questo. Mariti, amate le vostre mogli. Mogli, onorate e rispettate i vostri mariti. Se riusciamo soltanto a fare questo, avremo successo. Papà, nel nome di Gesù ti chiedo di benedire ogni relazione, ti chiedo di benedire quelli che sono soli, che hanno perso la loro compagna e il loro compagno. Ti chiedo di benedire quelli che ancora stanno aspettando, stanno credendo in una persona, in un sogno, in un romanzo, in un'avventura. Ti chiedo di benedire ognuno di loro con un senso, la capacità di amare. Falli sentire così pieni di te, che hanno il desiderio di dare, hanno il desiderio di amare, hanno il desiderio di mettere l'altro al primo posto, l'altra sul podio. Vi benedico con gioia, vi benedico con pace, vi benedico con amore, vi benedico con affetto, vi benedico con bontà, gentilezza, pazienza, vi benedico con tutto ciò che può alimentare una relazione intima e meravigliosa. Vi benedico con gioia, vi benedico con un sorriso, che voi vi svegliate la mattina e incominciate a ridere, prendervi per mano, datevi gli scapaccioni, correte insieme, ridete insieme, bevete un bicchiere di vino insieme, buttatevi l'acqua addosso, fate qualcosa che vi faccia ridere, che vi faccia gioire. Vi benedico con la leggerezza, con la bellezza di un rapporto giovane, di un rapporto pieno, di un rapporto bello. Vi benedico con la creatività, vi benedico con l'avventura, vi benedico con la gioia, vi benedico con vita e con vita in abbondanza. Nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dio.